Conosco un ragazzo di Salerno. Di Milano, esatto, come si dice da noi, significa non ne possiamo più. Dai, ecco. Cambia almeno tonalità. Esatto, ci tengo a salutare mia cugina, che è una grande fan di Liga. Li vende come? E continua anche a cantare. A me, come si dice, quando te fi un uomo, basta che fi pure. Da noi si dice fatto nome e va a rubare, ed è quello che sta facendo un po' Ligabue da ormai 8-9 dischi. Cioè dopo ed è il per primo. Quello che io mi arrabbio, perché è finita la nostra musica, la classica. Uno quando sente la classica, ma che cazzo. Che poi ricordiamo in un certo senso se l'è inventata l'Italia, tutti i tempi, l'adagio, l'allegro. Intanto vanno comunque sembra a pescare anche dalla classica. Tu prendi per esempio la canzone di Albano, da un concerto per pianoforte Tchaikovsky. Il mio pensiero che va, cioè per dire. Vabbè, un po' tutti quelli che sono passati a Sanremo di nomi celebri hanno un po' attinto e come a piene scopiazzato, mani. Voglia. Scopiazzato. Potremmo aprire l'argomento e non chiuderlo mai più, mi verrebbe da dire. Ore e ore di puntate. Questa è la nostra visione. Quando c'è Sanremo il televisore lo spengo per due giorni, tre giorni. Eccolo là, è vedi? Possibile, vedete Fazzi e quello Fabio Fazzi e Letizietta, la mamma. E se frega di 5.000 euro, ma scandalo. Beh, magari solo 5.000, ti assicuro. 100.000. Che... Ah, 100.000. Sanremo chi lo presenta quest'anno? Non ne ho la più pallida idea. No, non credo Fazio, forse no. Conti. Guarda, il maestro Conti finisce l'attacco là, sembra l'orso. Cioè, date spazio ad altri. Mamma mia, esatto. Che vi ricordo che Carlo Conti tra l'altro non è abbronzato né truccato, è caduto con la faccia nel beauty case. Lo dico proprio per tranquillizzarvi tutti. Mi pare che non sia neanche sposato. Non lo so, ma non è che cambi molto alle sorti della TV tutto italiana. Tutto Miss Italia, tutto gli fanno fare, pacchi contro pacchi e pacchi. Pack strapacchi. Ti lascio una canzone, tra l'altro un altro show televisivo. Secondo me se la poltrone è meglio, ecco, ma abbiamo già parlato altre volte della televisione, no? Però col maestro inglese, no? Non abbiamo mai parlato delle sorti economiche di questo paese, che io sarei curioso di sapere lui che ne pensa. Siamo veramente il riflesso del nostro calcio anche in quello? Ma il calcio sì, ne abbiamo parlato l'altra volta. Sì, di questo sì, di come parla. Ma tutti quanti se la prendono con Renzi, eccetera. Io dico, ma... Ho fatto anche un video su YouTube dove parlavo della gente che non arriva. Ne ho appena fatto uno qui. Ne ho fatto uno qua. Che la gente che non arriva a fine mese. Scusa, ma se tu tieni due macchine da pagare, in effetti, tre smartphone, poi tieni l'amante, poi tieni i figli dell'amante, poi tieni i figli di tua moglie. Ma dici a me quanta cazzo lo solo ci vuole a te? E poi t'apili con le 80 euro di Renzi. Perché io con le 80 anni non riesco ad arrivare a fine mese. Tu anche un mezz'anno a palestra, 3-4 volte a non fumare, che ti offri 5 euro a ogni pacchetto di sigarette. Venditi una macchina. Cioè con una macchina potresti stare. Ma in te cattamo che da 40.000 euro, perché quello di 20.000 più camana. Diciamo, usa la bici. Usa la bici. Che gli trima a fare sti biciclette? Cioè, nella nostra città fa, a parte che si fregano i biciclette. Tutti con le macchine, una città che non è una metropoli. Una metro. Guarda, anche qui fino a qualche tempo fa era così, eh? Cioè, per spostarti dalla villa al centro con la macchina dovessi andare a piedi, o a piedi o a bicicletta, o a cattato come si chiama, gli scooter. Ma una bicicletta, ma poi ma non è questa io capisco adesso che abbiano in periferia pedalata assistita. Quindi io dico, siamo in Italia, siamo io di politica non ne voglio mai parlare. Fai bene. Perché sarebbe troppo scontato, ma ti devi parlare di politica. A parte che io sono un Movimento 5 Stelle convinto. Ecco, questo forse è un difetto del nostro maestro. Grillino con B. Se vogliamo ma perché, ma più che altro, nessuno è perfetto. Sono apolitico. Quindi l'unica è un movimento. Ma un apolitico sfiduciato o un apolitico da sempre, perpetuo? Cosa ti ha deluso della politica? Sfiduciato perché alla fine io ho notato che alla fine... Guarda che non vorrei sbagliare, ma pure Mazzari 5 Stelle, d'avviso. Pure Mazzari? Sì. Magliare credo, mi devo redimere. Pensaci bene. No, sfiduciato perché ho notato che alla fine il presidente della Camera esce fine grasso, sì. Poi grasso, poi fine mettono là, poi fine fra tre anni torna da voi, poi trese D'Alema, poi D'Alema Prodi, poi andata da Prodi. Beh, il presidente della Camera ha un ruolo diverso perché il presidente della Camera comunque è la Boldrini, senato. Adesso faccio un po' ruolo sfigato, no? Perché chiunque fa il presidente della Camera Poi sparisce. Però alla fine quelli campano di rendita. Sì, basta fare una legislatura. Però sparisce tutto un partito. Eccetto Pier Ferdinando Casini, però. No, è pure sparito, lo dici io. Però insomma, sempre però almeno, in pasta sta. Almeno lui, quando ci fu la fusione con il Popolo della Libertà, perché poi a N sparì. Sì. Che confluì con. È stato coerente. Ha detto, no, Fini, io, dici? Io,
No, Casini. Io rimango col mio UDC. Ah, certo. Con lo scudo aggrappato a quello scudo. Perché loro poi quello è molto furbo. Perché sono uno che lo mette a fare lo scudo. È molto furbo, dici dove mi conviene mi vado a buttare. Esatto. È proprio un classico CCD. E pare che fu proprio lui dopo questa cosa a fare la proposta di pagare coi soldi del Monopoli. Fu forse l'unico atto importante per cui ce lo ricordiamo. Comunque ragazzi, a me onestamente io sono politico, non me frega. Bravo, infatti. Mi ero messo alle comunali proprio per dare... parlare di calcio. Però per me torniamo a parlare di comunali proprio perché per dare una svolta alla città. No, voglio fare, visto, voglio sfruttare anche la visibilità del maestro inglese per far sapere che in questo paese il rock non è solo Ligabue o Vasco Rossi, no? C'è un disco uscito proprio in quest'anno che secondo me è candidato ad essere il disco rock di quest'annata. È di un gruppo di ragazzi giovani e bravi che suonano anche per altri musicisti tipo Raff, queste cose qua. Però nel segreto della loro musica hanno un'attitudine molto rock. Il rock secondo me è Bud Spencer Blues Explosion in questo momento nella nostra Italia. Ecco. Sì, per farvi un'idea, questa si chiama Miracoli. Sapete sull'onda dei Black Keys, sti gruppi rock che escono adesso, no? Ce l'abbiamo anche in Italia, basterebbe solo ascoltarli.